cioè la donna va ricordata perché ogni giorno la donna è in trincea, deve superare tanti ostacoli, quindi ci siamo voluti legare con questa iniziativa alle date riconosciute anche dall'ONU a livello mondiale per la lotta alla violenza alle donne, quindi date molto più significative con obiettivi e devo dire significati particolari e molto diversi. Quindi il 26 di novembre la data scelta per la prima edizione di Semplicemente Donna. Il convegno che precederà la serata del premio è incentrato sul codice rosa e violenza di genere, perché dovevamo obbligatoriamente mettere in evidenza quello che la nostra provincia sta facendo per questo tipo di servizio, al servizio delle donne che denunciano di aver subito violenze. Affrontando questo problema sotto vari aspetti, l'aspetto giuridico, l'aspetto legale, l'aspetto sanitario, l'aspetto anche psicologico del problema, quindi tutto l'iter che ne consegue per poter dare assistenza a 360 gradi alla donna che richiede aiuto. Il premio del 26 di novembre, quindi Semplicemente Donne, è rivolto a quelle donne che, come ho detto, ogni giorno sono in trincea, quindi debbono lottare per superare tanti ostacoli, tanti tipi di violenza che non sono solo quelle fisiche che noi siamo abituati a sentire ogni giorno nelle cronache dei nostri telegiornali, ma la violenza è culturale, religiosa, psicologica, di estrazione sociale, di tanti generi, e quindi abbiamo voluto vedere in questa panoramica, guardandoci a livello internazionale. Le premiate della prima edizione sono, devo dire, di altissimo prestigio. Io ho preparato le clip di ognuna di loro e ogni clip mi ha fatto venire la pelle d'oca per le storie che si portano dietro, e quindi credo che valga la pena di seguire questa iniziativa, di venirla a vedere al Teatro Mecenate il 26 di novembre alle ore 21. Riceveranno questo premio che hai tra le mani. Sì, questo è un premio che è nato grazie alla collaborazione e all'intervento dell'organizzazione che ha coinvolto Visacolori nella realizzazione appunto di questa figura femminile. È una statuetta in bronzo, una fusione unica detta cera persa, e raffigura appunto una donna che non ha né etnia né età, perché deve rappresentare un po' tutte quelle che sono le donne nel mondo.